Pa pa pa. Pa 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 pa. Ah, questa, questa sigla risveglia sempre il. Il direttore d'orchestra che è in me. <ride> ogni settimana mi dà il buon umore posso dire. Esatto. <ride> soprattutto in questo periodo che eh. eh, a, Se... a, te, a te serve un ma po' di te... positività ma in, senso, in un altro senso <ride> no, esatto perché poi oggi tra l'altro è una giornata pazzesca io ho avuto due impegni eh, adesso questo e prima un altro quindi non sono neanche cioè neanche ho potuto mettere il naso fuori per dire vabbè dai Guardo un po' il cielo così vedo un po' che esiste un mondo al di fuori di queste quattro mura. Eh. Invece non sono riuscito. Però dai, sento che confido tornerai presto mattina, tra noi. Esatto. Siamo arrivati. Arriva domani mattina e praticamente è, cioè, è una, uno schiocco di dita ed arriva. Quindi io confido nel tampone di domani mattina. Mi raccomando, mandiamo tutta la, la nostra fortuna, nostro... tutte le dita <ride> che avete esatto. Cioè, a, a dalle pepe che ne ha bisogno. Deve tornare tra Aspetta. noi. Ci manchi. Certo. <ride> esatto. ci, mancavi di Lazo, eh? ci mancavi anche ieri al Lazio, tra l'altro. Ci mancavi anche ieri al Lazio, tra l'altro. Sei sentita proprio la, eh, la tua tua, purtroppo grazie, grazie a tutti, ma ci rifaremo. T settimana prossima torneremo più carichi di prima, diciamo che questa è stata non ho fatto le vacanze a Natale, le sto facendo adesso. una <ride> <La> merda di <ride> vacanze, eh, vabbè. <ride> cioè, dai, eh, eh, andare me meglio... alle Maldive. Meglio no. di niente, eh, dai, almeno ti svaghi un po'. <ride> Sì, sì. Almeno dormo, sicuramente ho dormito più che nelle settimane prima. Eh, Sto al ma sicuro. Eh beh, certo, servirebbe Quegliamo a me un, un po' positivo. dormire ultimamente. Però lasciamo eh. stare. Tu, che sei un uomo che... a cui piace la notte, un uomo quindi... notturno, un, no... un ottambulo, un gufo. No, un ottambulo è un altro significato. Perché... Sì, esatto. <ride> però quasi qua cioè, cioè, sono quasi a quel limite, diciamo, tra poco dietro sì. di avere uno zombie della notte, quindi. Ma allora, io in realtà oh, ieri sono stato letto molto tardi eh, e secondo me, cioè, se, se come auspico nelle prossime settimane potrò andare a uscire a fare, fare la val quindi in questi casi, eh, potrebbe essere un punto a mio favore, nel senso che almeno ho un po' il ritmo un pochino più adeguato alla, alla serata, però... Ah, non mi voglio sbilanciare perché sono assolutamente fuori forma dal punto di vista della movida. Beh, poi stamattina io alle 10.15 mi sono alzato perché io e Fabio avevamo una, un, un impegno stamattina in vista radio, poi in futuro ve ne parleremo più nel dettaglio e ah, ah, dici 10 ah, meno un quarto vabbè un orario accettabile sì però io ero andato a dormire alle 5 e mezza di notte quindi <ride> tu sei, sei un po' sei molto too much da questo sì, sì, aspetto l'importante è che sono ancora vivo quindi la regia, la regia invece ha dei ritmi normali o, uh, o anche lui fa le ore piccole ma diciamo un 50 e 50 dai. Ah. è un mix tra te ah, io... e Jacopo bravo, come la, la virtù sta nel mezzo si esatto. dice sempre così. Bene bene. bene bene però non indugiamo oltre iniziamo a no, parlare no, dell'argomento di oggi un po' di, di chatting così iniziale per scaldarci un attimo esatto, per... però adesso torniamo seri come se lo fossimo mai stati però nel <ride> senso <ride> e parliamo del film di oggi che è, lo vuoi dire tu? Eh. Vi per vendetta signori è un film ah. ehm, molto direi di contenuto, uh, nel senso che ha uh, molti temi anche attuali, perché secondo me attuali nel senso che il, tutto il mondo è paese, cioè da, dall'alba dei tempi eh, ci sono questi temi politici che, che ritornano. E, e, tra l'altro, ultimamente devo dire, mi sto mi sto riappassionando alla storia, mm -hmm. che faccio questo piccolo excursus, um, ho, ho scoperto Alessandro Barbero, uh, che in realtà ah, già l'avevo sì. sentito, però mh, ho, ho, mi sono ascoltato alcune, alcuni suoi interventi perché mh, non li fa luce, c'è cioè, una persona che li raccoglie e ha creato questo suo profilo su YouTube come, o su Spotify con il podcast, eccetera, la sua, tra virgolette, insaputa, poi in realtà ti sono <ride> conosciuti. E, però no, ero, insomma, mia, mia, mi sono appassionato perché vabbè, ci, sono, ci sono dei temi che politicamente mi, eh, mi, mi toccano diciamo, nel, nel profondo e mi coinvolgono e quindi sei incuriosito anche da cosa è successo prima, da, da, da come erano le persone in passato, gli uomini in passato, ma molte cose ritornano, cioè alla fine ci, siamo, ci vestiamo diversamente ma eh. La sostanza secondo me non è che cambia tantissimo. Infatti, questo poi è un racconto anche di ricorsi storici di eventi abbastanza riconoscibili che si ripropongono in nuove vesti, diciamo. Eh, sì, sì, esatto. C'è sempre un tra l'altro, poi caso vuole che eh, ricorre il trentesimo di Mani Pulite. Non so se ieri, o ah, oggi non, non sì. lo sapevo. Scoperto, sì, sì, ho scoperto. Adesso vado a vedere, eh, ma c'è anche questa, <ride> questa cosa qua. Perché... Beh, direi che siamo più o meno a tema allora. <ride> perfetto. Sì, sì, decisamente. Eh, adesso Par lo sto cercando. Intanto vi introduco un po' il film perché parliamo appunto di Viper Vendetta. Film tratto dal fumetto di Alan Moore e eh, David Lloyd, che è l'illustratore. Eh, fumetto di cui non disperate, avanti della letteratura parleremo questa settimana, sabato in radioteca. Perché, comunque, le differenze tra film e fumetto ci sono, è anche bello analizzare un po' questa, queste divergenze. Quindi, questa è una, un po una, te una settimana tematica per, per vendetta, senza nessun motivo in particolare, in realtà, cioè, semplicemente era finita qui nella programmazione. C'è stata la coincidenza delle due trasmissioni. Direi che è una coincidenza perfetta. Allora, confermo <ride> oggi 17 febbraio, il trentesimo anniversario di Mani pulite. Ah, ok. Cioè perfetto. il giorno che um, insomma ci fu l'arresto di Mario Chiesa, che, da, da cui poi parte tutto, sì, la, sì, poi tutto il processo. Il con il lieto che c'è stato dietro, Borrelli, eccetera. Sì. Quindi vabbè, siamo in tema: direi: siamo molto in tema. Direi di sì. E il film invece è diretto da. James McTighe, non so se è yeah, di diciamo di giusto. mi scusi se, se lo pronuncio sbagliato, però sì, sicuro eh, ci sei. È scritto querere. dalle sorelle Wachowski. perché Io, io ricordavo fossero le registe, invece no, sono, proprio, sono coloro che hanno scritto la sceneggiatura. La sceneggiatura The e... Wachowskis, si dice in inglese. Sì, sì. Le Wachowski, in italiano. De, le The Wachowskis, esatto. <ride> e... In, in sintesi questo film parla un po' di questo mondo distopico, questa è Inghilterra al tempo del fumetto del futuro perché sono tipo dieci anni dall'88 quando viene pubblicato, quindi 98. Ricorda, ricorda a me e agli ascoltatori, ma più a me che agli ascoltatori, mm -hmm. distopia. Distopia è il contrario di utopia, quindi una situazione futuristica in cui invece di andare bene le cose vanno male, molto vanno male. Quindi generalmente si parla o di dittature oppure di apocalissi, in questo caso siamo nel frangente appunto dittatura, in questa sorta di Regno Unito orwelliano comandato da, da questo partito che eh, il Fuoco del Nord, se non sbaglio si chiama, eh, dove c'è questo, nel film viene rappresentato questo dittatore, questa sorta di Adolf Hitler. Eh, mm che è particolare anche la differenza da, da constatare poi tra l'aspetto che ha nel fumetto rispetto a, al film. Però qui parliamo del film. È molto... Perché sono diversi? Son, sì, son sì, cioè, cioè... sono molto diversi sia nell'aspetto che nella caratterizzazione. Perché oh. il, nel fumetto il, il dittatore sembra quasi una sorta di dittatore alla Mao Zedong, Xi Jinping, quindi... Un tizio bello grassoccio, stempiato, che se ne sta un po' defilato a controllare tutto dietro le quinte, apparendo comunque come una figura istituzionale, de, come dire, monolitica, mentre invece nel film è proprio un Adolf Hitler. Si tratta di, di quest'uomo magrolino con il baffone, non il baffala Hitler, però comunque. Cioè, estetica, esteticamente, esteticamente, sembro, opposti, diciamo. esteticamente ricordo un po' la russa l'ex ministro, ah, ah. però è solo una somiglianza estetica. Non vorrei fare insegnare. Tu dici? Tu dici va Vabbè, sì, dai, la russa. Non, non penso che... ha, ha potere, ma non fino a quel punto, col capello leccato, diciamo, e eh. una parlantina appunto molto infervorata, molto aggressiva. E Adolf. tra, tra l'altro, affiancato anche da, da Protero, che è il, il tizio, il, il Goebbels diciamo, di questo dittatore, che è colui che appunto porta avanti la, pro, la propaganda. Eh, nel fumetto viene chiamato proprio la voce del, del partito, eh, perché poi le varie istituzioni hanno nomi che sono legati a varie parti del corpo, tipo la polizia si chiama il dito, eh, gli, sì. i servizi segreti sono, sono l'occhio, eccetera, e ovviamente e il capo qua, il è la testa. Come? Sì, il esatto. Cancelliere. Il cancelliere. Adesso non ricordo il nome. Tu dici che somiglia a uh, la russa. Sì, un po'. Lo uh, so, sì, forse lo ricordo. <ride> Vabbè, però ovviamente non, no, non, no, non è, è Il protagonista non è lui. Il protagonista, in questo caso, è V. v, è v sì, sì. Anzi, partiamo da Ivi più che V. Perché la storia si apre con Ivi. Che nel film, a differenza del fumetto. Poi ne parliamo in Radioteca uh, È una giornalista um, in erba, diciamo del, appunto del giornale dell'agenzia di propaganda appunto di, di Luis Protero, che è appunto la voce del partito. E si ritrova a un certo punto di notte a vagare per strada. Non mi ricordo cosa faceva. Perché nel, nel ah, fumetto. Mi ricordo, nel... Mi ricordo la scena che poi arriva lui a. Esatto, nel fumetto lei era una sì. ragazzina di, di 16 anni. Che andava a prostituirsi, mentre invece qui hanno cambiato, anche un po' per agevolare alcuni passaggi di trama. E poi il cambiamento di Ivy, del personaggio di Ivy è abbastanza importante per la filosofia che hanno voluto uh, mettere all'interno del film, che si distanzia un po' dal fumetto su alcune cose, soprattutto nel finale. E Ivy appunto si ritrova a vagare per strada di notte durante il coprifuoco, e quindi viene fermata da agenti del dito. Appunto la polizia, la, se vogliamo la gestapo di, del, del, del partito. E sta per essere e sostanzialmente poi la cosa arrestata. E' picchiata, non ho capito è, è perché lui poi è, cioè, Combatte con una spada. In realtà. È più che altro, una sorta di, di manganello. Se non sbaglio. Uh, sì, comunque uh, ha varie armi. Ha, ha... Però vabbè, andiamo un attimo per. Però non sono armi da fuoco, non so come dire. Cioè... Sì, 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 lui usa armi bianche soprattutto. Vabbè, parliamo di V, appunto, che, che arriva, spunta fuori dal nulla per proteggere Ivi. V, che è questo mascherato con la maschera da Guy Fawkes, che è, poi è importante per l'allegoria che ci sta dietro, e che parla, inizia a parlare per rime, citando una filastrocca, eccetera, e ammazza questi agenti e poi prende con sé Ivi. se la porta la, la trae tra in salvo però prima di portarla nel socovo uh, le, le dà una dimostrazione di quello che lui, di quella che è per lui la sua missione e quindi fa saltare uh, il palazzo L'old Bailey che è il palazzo del uh, oddio come si dice del Parlamento, no non del Parlamento aspetta uh, il, tribunale, il ha... tribunale di mm. Londra e l'Old Bailey dove appunto ci sta anche sopra la statua della giustizia piccola differenza ma è finale quello. piccola ma grossa differenza col fumetto l'Old Bailey cioè nel, nel fumetto non fa saltare in aria l'Old Bailey ma fa saltare in aria direttamente il Parlamento che invece mm. è l'obiettivo finale del film e anche qui ah, okay. c'è so, già una grossa differenza poi, secondo me, per come hanno costruito nel film, secondo me è anche un cambiamento sensato quello che hanno fatto. Ma perché? poi ci arriviamo. Per, per, per varie ragioni, no, poi, poi ne arriviamo. parliamo più avanti. Poi sai come finisce, quindi. <ride> Ma io, infatti, adesso spoileriamo perché ormai. Dire, sono... Vabbè, sì, dai, è un film abbastanza conosciuto. Eh, perché nell'88 l'hanno fatto. Quando sono andato io l'hanno fatto. Ah, perfetto. L'hanno L'88 è il, il fumetto. Il film è del 2005. Uh, sì, sì, ok, scusa. Tra l'altro, sì, cosa, sì, sì, cosa, cosa carina vi per Vendetta c'è un sacco di riferimenti al numero 5, anche perché V5 nei numeri romani uh, e poi si rifà anche alla filastrocca, ricorda per sempre il 5 novembre, che è la filastrocca che ricorda appunto il, la congiura delle polveri, quella guidata dai rivol rivoluzionari cattolici che volevano Uh, andare contro la repressione da parte del, del re d'Inghilterra del tempo che appunto gestiva la chiesa anglicana e non sopportava i cattolici e quindi Guy Fawkes non era colui che guidava la rivolta è stato, però ne è diventato uno dei simboli anche perché è stato uno di quelli uh, catturati e poi bruciati vivi e condannati a morte per, per la vicenda e appunto c'è questa filastrocca che anche lui racconta sia nel fumetto che nel, che nel film. Sul 5 novembre. Uh, esatto. La filastrocca che ricorda appunto uh, la... la congiura delle polveri, che nasce in realtà come filastrocca per dire, ricorda l... il 5 novembre, ricorda quella congiura che è stata appunto scongiurata e che rende sostanzialmente ancora più grande l'impero britannico, il re, eccetera. Invece. Vi la fa sua come per dire ricorda il 5 novembre e il fatto che non che è loro finita ci lì. Hanno. <ride> sì, esatto, che non al... ci hanno permesso di al tempo è fallito. E ricordiamoci anche i motivi per cui c'è stata quella rivolta, quella... quel tentativo, quell'insurrezione, diciamo. Ma non è finita lì. Infatti, lui prende, in, diciamo il il. Oddio, non mi vengono le parole. Il testimone di Guy okay. Fawkes okay. e degli insurrezionisti cattolici per sostanzialmente portare avanti la, la, stessa, la stessa causa, cioè la stessa, la stessa missione, cioè far saltare in aria il Parlamento per motivazioni però diverse. In questo caso si parla di andare contro questo governo dittatoriale guidato dal partito, eh, che è un partito incredibilmente razzista, incredibilmente omofobo e praticamente si tratta di, di una roba molto simile appunto alla, al nazismo dove eh, omosessuali neri, zingari, stranieri, qualsiasi cosa che non sia il classico britannico, bianco, protestante, anglicano, eh, veniva preso e portata nei campi di ricollocamento, vengono chiamati, che sono campi di concentramento di, fatti, di fatto. E tra l'altro vi stesso viene da uno di quei campi. Ed è uno dei, dei, dei fuggitivi dei sopravvissuti quando l'ho visto questa volta. Questo film era. non avevo assolutamente idea, né, né, a parte che, che ci fosse il libro, ma me l'hai detto tu. Il fumetto. Non lo sapevo. Il fumetto, sì. Ehm, ma quando me l'ha fatto scoprire questa ragazza, mm -hmm. che conoscevo qualche anno fa, e quando l'ho vista la prima volta mi sembrava un film un po' surreale, cioè nel senso non riuscivo a capire. Intanto non riuscivo a capire come un film del genere non potesse... cioè io non lo conoscevo ma anche amici attorno a me non lo conoscevano, quindi cioè non era così pop. Adesso è la maschera è diventata un po' simbolo, e viene usato... Sì, anche un po' abusato eh, eh, se vuoi. Negli, sì, <ride> negli ultimi decenni, diciamo <ride> nell'ultimo decennio forse, ehm, è tornata, ma quando io l'ho visto avevo, non so, ventenne credo, quindi si parla di... Più di dieci anni fa, non era così popolare e mi sono stupito di questo fatto, cioè, mi sono stupito del fatto che un film così mh, come dire, eh, incisivo, cioè che, che, che tratta temi così importanti in questo modo sia passato in sordina. Non so se no, ma al tu tempo, forse hai vissuto la, la parte al tempo quando uscì il film, in realtà fece abbastanza clamore tant'è che la maschera è diventata un simbolo universalmente riconosciuto appunto come simbolo di protesta e viene spesso usata in molti contesti di manifestazioni e co o di allora, si vede che di io proteste, ho una cerchia vale. di, di persone che conosco che non, non sono eh, diciamo eh, che non ad... vengono toccate da questi queste adesso di... viene più associata la maschera non, 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 non so neanche per quale motivo alla, al discorso degli Anonymous perché l'hanno fatta loro come simbolo e quindi adesso uno, ah, quando vedi sì, la maschera dei Gay centissimo. Fox, la gente pensa prima a Anonymous e poi a Viper Vendetta, però comunque viene da. Sì, lì. vabbè, è stata usata. Non so, quando, quando è nato il, il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro del sì, baffa. <ride> eh, e quindi si prestava fare i commenti politici. Questa cosa, <ride> però no, no. non lo so. Allora... Adesso, comunque ho visto, cioè, ho visto. Negli anni, a, diciamo queste immagini, ma in realtà, quando la prima volta che ho sentito di questo film, veramente nessuno dei miei amici sapeva uh, di questa cosa. Ti dirò: la prima volta che vidi questo film fu in classe alle superiori. In una lezione, Pure. sì, era una di quelle lezioni in cui mancava il professore, non sapevamo che fare. C'era la supplente detto... e ci ha detto: ah, ah, Guardatevi un film. E okay. allora, Posso mie... dire, sti cazzi, sti cazzi, non ce lo metti? <ride> no, ti dico. <ride> Uh, L'ha messo appunto questo film, solo che non si capiva nulla perché, tra l'altro, c'erano le, le, le finestre aperte con la luce che entrava e non si vedeva nulla sullo schermo, la gente che faceva eh. casino. Io sentivo male appena quello che dicevano, e in generale mi sembrava un po' una mezza cagata come film. Poi l'ho rivisto eh, perché, è un po la, perché è un po' fatto, come dire, ehm. Um... È un po' in un mondo quasi figo, sì, sì, cioè sembra quasi sì, ci sono questioni, mo, ci sono delle situazioni molto surreali. Ma sono surreali se paragonate al, alla, al contesto in cui viviamo adesso. Perché in realtà non è molto diverso da quello che si viveva invece nella Germania nazista, comunque. No, ma io proprio intendo anche come scenografie, cioè come luoghi. Ah, beh, sembrava certo. sembra proprio, proprio volutamente, nel senso, penso che ti voluto eh. Dalla... ti dirò. È anche molto più esasperato rispetto al fumetto perché il fumetto si prende molto sul serio da questo punto di vista. Un tono molto più freddo, molto più proprio uh, che ti fa percepire la freddezza, l'inumanità di questo regime. Nel fumetto, invece, te la mette proprio a ridicolo. Sì, scusa, nel film te la mette al ridicolo, però non al ridicolo demenziale. È proprio quel ridicolo che ti fa dire: cavolo, quanto era assurdo, uh, ad esempio, appunto, il nazismo, queste realtà. Quel ridicolo che capisci che è esagerato rispetto alla società odierna, ma che comunque è una cosa plausibile e che ti fa anche più, più, più paura a pensarci. Perché, poi, ad esempio, uh, Luis Protero, la, la voce nel, nel fumetto è semplicemente. Un tizio che urla slogan e fa propaganda nella ra alla radio, anche perché al tempo non era particolarmente diffusa la televisione, almeno come adesso, soprattutto per la propaganda. Mentre invece nel film è lui che, pr che parla proprio davanti a, un, a uno schermo. È lui che, che proprio si mostra. E ha proprio tutti quei modi di fare, molto esasperati, molto uh, con un linguaggio forte. E, e divisivo e, e polarizzante che ricorda anche un po' sai, quei quei canali di propaganda politica estremista che ci sono, che esistono, tra l'altro, soprattutto in America. Molto che sembrano ma surreali, io, ma esistono proprio... davvero. Cioè, se, se avessero fatto un, lo stesso film, mm -hmm. ma in, una, cioè, in un mondo, tra virgolette, come potrebbe essere il tuo oggi. Secondo me sarebbe stato, avrebbe avuto un impatto molto più uh, come dice, come dire, traumatico, cioè nel senso molto più terrificante perché veramente sarebbe sembrato che questa cosa poteva succedere, da un momento, cioè poteva succedere anche nel mondo in cui viviamo oggi. Ma in realtà il fatto che sì. è fumettato il film. Ma in realtà ehm... non è troppo fumettato, ti dirò. Beh, ma ha un po' questo, cioè, ha un po' i luoghi, cioè, non, sono, non mi sembrano... Eh, non mi sembra che il film venga girato in luoghi che tu puoi riconoscere come il tuo quartiere, cioè, non so come dire. No, allora, ti dico che forse questo è una, una sorta di effetto Mandela, una, una sorta di ripercezione, di ricordo falsato, ecco, perché in realtà se guardi il film... Le ambientazioni sono molto realistiche, più che altro è il tono che viene dato al tutto, anche volendo la, fo la fotografia, che è una fotografia vivida, ma comunque sia appunto un vivido che esalta un po' la surrealità della, della, della situazione poi in realtà gli ambienti sono molto ecco le cose sì, più sì, assurde al massimo le, sono quando non, non volevo entrare, non mm -hmm. volevo entrare nel, nel dettaglio so, probabilmente sì, è la sì. fotografia che dà questo effetto però quello che volevo sottolineare era l'effetto che poi hai quando guardi il film mm -hmm. cioè non hai, hai l'effetto um, che puoi avere guardando non so, anche Inception ha delle cose paradossali, surreali, però è ambientato nel mondo cioè, che potrebbe essere, dove tu potevi passare lì da, ne, nella scena, non so come dire. Invece, da come hanno, hanno girato V per vendetta, non esce questa cosa. Considera, Probabilmente cominci tu è la fotografia. Considera che questo film è, parte, è sostanzialmente un what if, una, una storia alternativa che parte dal presupposto che a un certo punto c'è stata una guerra mondiale nucleare che ha causato milioni e milioni di morti e la distruzione, la devastazione e la disperazione di questa guerra ha portato poi all'insurrezione di questo partito filonazista, appunto il, il Fuoco del Nord, eh, Fuoco Norreno se non sbaglio, non del Nord, eh, che un, ricorda anche un po' la, la situazione eh, post-Prima Guerra Mondiale, dove appunto la Germania era... De completamente devastata in una crisi economica esasperante ed è lì che poi il partito nazista, con i suoi toni forti, con il suo sentimento di rivalsa sul resto del dell'Europa e del mondo, è riuscito poi a scalare le vette diventando il partito di, di governo per poi instaurare la sua dittatura. E più o meno le dinamiche sono, sono quelle lì. Se tu torni indietro nel tempo, guardi anche banalmente i video di repertorio di, della, della propaganda nazista, ma banalmente anche i discorsi di Hitler. Secondo me siamo su quel livello di, di surrealità, perché mm. a noi, ripeto, a noi sembra sano per il contesto in cui viviamo, ma in realtà è molto più credibile di quello che, che sembra il, il racconto che viene fatto anche nel, sia nel fumetto che nel film, per quanto siano racconti un po' diversi. Secondo me addirittura viene, viene esaltato molto meglio nel film, perché nel fumetto ci sono alcuni momenti che ti danno un po' l'insight eh, nelle varie istituzioni del, del governo, eccetera, ti fanno capire che non è una situazione rosa e fiori, ma nel film ci sono proprio momenti anche di vita quotidiana che ti vengono mostrati anche solo per qualche secondo, che ti fanno capire quanto questa gente effettivamente sia repressa dal... Dal sistema da, dal regime. E a, al punto che su, quando nel film, che cosa che non c'è nel fumetto, V eh, fa il. Nel, nel centro del, del telegiornale sostanzialmente. E manda in onda su, in tutto il paese quel messaggio dove lui annuncia il fatto che avrebbe fatto saltare prima o poi il Parlamento che avrebbe riportato in auge. La, la, la congiura delle polveri eh, di, di quattro secoli prima. Eh, il, il partito è, è, è disperato perché non può, non può lasciare che venga mostrato al pubblico un, un qualsiasi messaggio di dissenso. Non è neanche la questione che sta creando terrorismo, a loro non, in, non interessa quello. È proprio il discorso che non vogliono che la gente ascolti qualcuno che gli dica che il, che il governo sta sbagliando, che il regime non sta facendo qualcosa di giusto è proprio una situazione orwelliana se vogliamo sì sì ma io su questo concordo eh, devo dire sì. che uno non, non, non se lo immagina che, che potrebbe, però potrebbe succedere come è successo nella Germania nazista speriamo mm -hmm. che... non ricapiti per... tu, i tuoi ricordi più vividi del, del film quali sono? Senza entrare troppo negli spoiler, se, se possiamo, uh, beh, allora mi ricordo la scena in cui mh, lei è rinchiusa e poi si rase, non mi ricordo se gli è lui i capelli, però lui gli manda una lettera, cioè lui gli passa una lettera sotto uh, Sotto la porta che lei legge, Questa è una scena che mi ricordo particolarmente, mm -hmm. e mi ricordo anche uh, il finale, perché non, uh, ho detto vabbè, ma. Cioè, davvero deve fare una roba. Di... Cioè, davvero, sto film arriva eh, a concludere quello che diciamo era, era stato pronosticato, spiegato mm -hmm. da lui, minacciato, e ho quasi soddisfatto. <ride> <a far> saltare <ride> beh, dai, diciamolo. Alla fine riesce a far saltare il parlamento. Sì, diciamo, vabbè, diciamo, è abbastanza ragazzo scontato ragazzo... che poi l'esito sia quello. Anche sì. poi, vabbè, non è il finale. Almeno credo perché devo ancora finire di leggerlo. Del fumetto. Del fumetto. Però credo che Beh, più no. o meno siamo lì a livello di. di, di, di concetto, diciamo. Solo eh, che. Sarebbe, sarebbe bello che venga fatto. Vabbè, che poi in realtà. La, cioè. Ovviamente sono tutte fisime. Cioè, sono tutti immaginari no, di chi scrive. Uh -huh. Però cosa succede dopo che l'ha fatto saltare. eh Temo che te, la, la, la cosa che potrebbe nascere sarebbe la stessa, cioè eh, si, si ripete il corso storico. No? Di, eh, alla fine si arriva sempre a regimi di, non, non ideali. Diciamo, sì, diciamo che il rischio c'è sempre, ma infatti anche saggio che abbiano lasciato un po' il finale aperto, perché è una storia che al, nel finale ti dà sicuramente una speranza per il futuro. Però non è assicurata questa speranza, può sempre andare peggio. Diciamo sì, diciamo che non è lui lo fa saltare, però bisogna vedere poi Anche se... Eh, se, se risolve il problema. Ma... Sì, sì. il punto è che l'uomo, eh, l'umanità nella, nella sua evoluzione, eh, dovrà passare per, per cose, diciamo, per, per esperienze di questo tipo. Mm -hmm. Che sia nazista piuttosto che un altro regime eh, fa parte, insomma, della, chiamiamolo del destino: cioè, che poi in realtà è la, il risultato di concause che evolvono nel tempo. Però, c'è da dire che questo so. film. Così come Watchmen, che è un'altra opera sempre di Alan Moore, uh, ha un fil rouge di un, uh, sul fatto del uh, come dire che le cose possono migliorare a livello di società soltanto quando arriviamo proprio a una situazione di estrema disperazione allora, questo in è un certo pensiero senso. che ho mm -hmm. in, in questo è un pensiero che ho avuto anch'io cioè nel senso um, il motivo per cui nel mondo di oggi non ci sono o in Italia perlomeno non c'è una c'è una rivoluzione come non so, può essere la rivoluzione francese non, so, non c'è qualcosa di così diciamo eclatante uh -huh. e secondo me perché mh, le persone sono, vivono in questo in questo borderline no? dove le cose vanno non, io parlo ovviamente per la maggior parte, delle persone poi tutti, portano, insomma, tutti arrivano a cena e hanno da mangiare eh, cosa che magari 50 anni fa non era così scontato quindi bisogna sempre contestualizzare che cosa vuol dire eh, vivere una vita non agiata o eh, Comunque una vita di stenti, chiamiamola così, <ride> però eh, secondo me non sono in una condizione eh, tale per cui ci sia lo scatto che ti fa dire adesso faccio la rivoluzione, perché tutto sommato le cose vanno male, ma non così male eh, da non poter vivere. Quindi si, finché si è su questa, su questa onda, Uh -huh. eh, la maggior parte delle persone non avrà, magari, non hanno lo stimolo di dire: faccio la rivoluzione. Sì, poi sono temi, ov ovviamente, molto cari all'autore Alan Moore, perché lui, vabbè, è un anarchico convinto, apertamente comunista, che ha avuto spesso. Come fa a essere anarchico se poi è comunista? Vabbè, è quel discorso, è un po' complicato, però nel senso. <ride> No, in dai, un certo, una, una certa, ehm. diciamo, una certa allora. branca del, del comunismo è, un, è anche una Anarchica. variante dell'anarchia, mettiamola così, ah, okay. anarco-comunista. -comunista, <ride> e quindi ehm. sono messaggi, soprattutto quelli della rivoluzione che sono sicuramente molto cari, anche e soprattutto l'anarchia, che poi, vabbè, il, banalmente <coughs> il simbolo di V per vendetta è il cerchio con la V rossa cioè. disegnata dentro, che richiama il simbolo classico dell'anarchia, dell che è poi un tema importante nel film, tant'è che in una scena che non c'è nel film, non ne c'è nel fumetto, eh, lui fa saltare l'Old Bailey, Bailey più avanti, e prima di farlo saltare, si mette a fare un discorso, a parlare con la statua della giustizia, dicendo tu mi hai ammaliato, tu mi hai, hai rubato il mio cuore, e poi mi hai tradita, e adesso che, che, che mi hai tradita, non posso più tornare da te, e ho trovato una nuova amante che è l'anarchia. <ride> e, e concludendo questo discor discorso fa saltare poi Lord Bailey con la statua annessa, ovviamente. Ma e. Io, beh, ti dico, eh, Aspetta, eh, che gracchi. Me... No, Vabbè, finisco un attimo il discorso sull'anarchia dicendo che nel film, secondo me, traspare molto meno il, il discorso appunto, uh, non tanto dell'anarchia o comunque della come dire, della distruzione di un sistema di governo, in questo caso un sistema corrotto e, e violento. Più che altro è un, un discorso un po' più generale di ribellarsi a chi ti opprime, a chi opprime le tue libertà e cerca meno di avere una connotazione politica così tanto marcata, che è una cosa che personalmente apprezzo anche perché poi non sono molto in linea con No, con allora, con Alan Moore da quel punto di vista su politico? Questo, su questo sono d'accordo, nel senso che secondo me sono questioni che esulano dalla, dalla bandiera politica, cioè se, eh, se ci sono dei principi in cui, in cui si crede, mm -hmm. poi che questi principi vengano presi e su questi principi vengano costruite visioni politiche differenti è un altro discorso però in realtà i principi uh, cioè ci sono principi me, comuni al comunismo come al cattolicesimo cioè poi chiaramente evolvendo costruendoci sopra delle cose diverse <coughs> chiaramente si creano movimenti differenti però uh, secondo me è corretto, è corretto basarsi sul chiamiamoli principi, valori insomma su delle idee mm -hmm. uh, che non hanno per forza una bandiera politica attaccata. Cioè, sì, sì. Poi magari queste idee sono state prese dalle bandiere politiche per lavorarci sopra. No, ma poi leggendo il fumetto mi rendo anche conto che non è neanche necessario leggerla per forza in una chiave politica molto. Eh, molto, come dire, specifica. Volendo. Cioè, il discorso dell'anarchia può anche benissimo essere un discorso legato al fatto che in un sistema. Che vuole imporre l'ordine assoluto il controllo assoluto l'unica cosa che può davvero scalfirlo è qualcosa che invece va completamente all'opposto quindi il caos il disordine il... C è, c è, qualcosa è, che va completamente fuori degli, qualsiasi degli controllo opposto. esatto perché alla fine è quello che si crea nel momento in cui tu vuoi per forza l'ordine poi vuoi imporre qualcosa ci sarà per forza qualcosa che eh, salterà sì, sì. fuori che dovrà essere Uh, altrettanto uh, violento nel senso opposto e quindi ci sarà poi uno scontro pesante da, da questo punto di vista tra l'altro è interessante anche il discorso appunto di ordine e caos perché poi nel, nel film a un certo punto ciò che fa scattare uh, la, la rivoluzione diciamo comunque un primo accenno di, di rivolta popolare è un elemento se vogliamo di caos di disordine di imprevedibilità Adesso non che, so se ricordi. Ricordiamo. Vabbè, lo accenno veloce. Uh, piccolo spoiler: beh, uh, spoiler, l'avete tanto io l'ho sì. già visto. Uh, praticamente, V uh, manda a praticamente tutti i cittadini di Londra delle maschere e dei cappotti uguali ai, ai suoi, così che possano tutti uh, vestirsi come lui, così da essere una sorta di simbolo di rivoluzione. Se tu ti metti quella roba addosso, vuol dire che sei d'accordo con V e si vede appunto questa folla di gente che va in giro per le strade eh, indossando questa roba. A un certo punto c'è anche una bambina che indossa la maschera e il cappotto, che sta tipo facendo dei graffiti sopra le, i, i poster di propaganda del partito. E uno dei soldati, preso dalla un po' dalla, dalla frenesia del momento, non sapendo che fare, vede sta bambina, vede che ha la maschera addosso e le spara ammazzandola. Perché è proprio una situazione molto tesa, molto di... che è anche qualcosa che si vede spesso in situazioni di scontro tra manifestanti e polizia, soprattutto polizia. anche in America, e in ambienti dove c'è molto questa pressione sociale relativa appunto a chi fa manifestazioni, eccetera. Cioè. E da lì, siccome la popolazione si rende conto che il governo che, do... che dice che dovrebbe proteggerli ha appena ammazzato una bambina non ci vede più allora, e, fanno, scatta. E, e scatta eh, effettivamente questa, questa rivolta che cioè, ecco, ci... vedo, vedo poco una cosa del genere ehm, cioè nel, nella società di oggi mm -hmm. la, la vedo molto lontana cioè che, che una massa di persone così eh, si mobiliti fisicamente nelle piazze eh, la vedo molto distante probabilmente sì, poi... è... Anche perché siamo una società che è diventata un po' più individualistica no, cioè appunto. Dove... Devi anche considerare che questa è un'altra società, è una società dove c'è molta repressione dove c'è molta repressione, dove la gente uh, si sent sent sente, questo, uh, questa questo pressa che ha da dall'alto e che vuole liberarsene. E quindi diciamo è la, la goccia che fa traboccare il vaso e da qui scoppia tutto e poi anche un, volendo un'allegoria comunque non, è, non deve essere necessariamente realistico al 100% comunque no, no, un... solo per fare un parallelo cioè, sì, se sì. succedesse una cosa del genere oggi, nella società di oggi non vedrei scattare una rivoluzione cioè a quindi... parte che sentiamo un sacco di, va dire, di notizie brutte e ingiuste chiamiamole così Mm -hmm. e però non, nessuno scende a fare la rivoluzione quindi... Beh, considera che la prima guerra mondiale è scattata perché c'è stato un tizio che ha, che ha sparato al principe di Serbia vero? sì, adesso mi ricordo che <ride> non mi ricordo che principe era però mi ricordo che questo qua in mezzo alla folla si sì, gli ha sparato esatto, Ferdinando è... di Sarajevo se non erro esatto ero. attenzione l'attentatore era Danilo Princip non sbaglio prepotentemente <ride> che nozione di storia ogni tanto ah no, mamma mia perfetto. sono scioccato questo guarda, che serve zero, la regia eh. mica a fare le robe tecniche io zero <ride> proprio e che poi ok era un principe era un principe è una figura importante eh, ovviamente quello sì, ha, ha incid incide qui. di più però comunque anche lì è I un, un singolo già ci evento prima. sì nel senso un singolo evento che potrà concludersi in una guerra tra Austria e Serbia e che si è conclusa in realtà con una guerra mondiale dove è arrivata persino l'America a un certo punto, la Russia, chiunque. Sì, allora eh, che, secondo me sono le, quando scattano le guerre cioè, di questo tipo ci sono già i presupposti prima, poi sì, il ma pretesto infatti che infatti per... eh, eh, sono sempre poi anche pretesti. In questo caso era il pretesto giusto perché la, la, la popolazione sfogasse questa voglia di libertà, esatto. che ma non... che già c'era però. Esatto, cioè, si, si parlava stata... solo di avere la miccia. Poi c'era gente che uh, ascoltava uh, ciecamente le parole della propaganda perché non aveva altro modo per uh, avere un ordine mentale, diciamo. Uh, altri che semplicemente stavano al gioco pur soffrendo pesantemente. E poi c'erano i poveracci che per delle condizioni... Cioè per delle loro caratteristiche assolutamente innocue, come il colore della pelle o l'orientamento sessuale, si ritrovavano ad essere presi e segregati in campi di lavoro, di, di sterminio, dove venivano trattati in maniera completamente disumana. Tu facevi riferimento alla scena dove c'è Ivi che viene presa, rasata a zero, messa in cella, e poi gli passano a sì, ricercare. Ma è lui che ha fatto questa cosa? Sarebbe uno spoiler, però ah, eh... c'è questa scena: eh, tanto il Carazzo. film è del 2005, dai, ragazzi. Chi non l'ha visto? Eh, sì, dai, eh. oh, vabbè, Però allora è anche adesso, un consiglio no. per gli acquisti. So via. Comunque, anche se spoileriamo, voi guardatelo perché è un film che merita a prescindere che voi sappiate la storia o no. Perché eh, poi sì. quella scena eh, di cui parlava prima Alessandro, è una delle scene più emblematiche e più importanti del, di, di tutta la storia. Sia nel film che eh, nel fumetto. No, ma, niente, esatto, so, la, per quello che io me la ricordo. Perché, perché... so benissimo che. È fondamentale, è uh -huh. cruciale per lo svolgimento del per capire il film. Esatto. È la scena è il momento in che dà il movente a Vi per tutto quello che fa. Uh, perché c'è Ivi che appunto riceve queste lettere che poi è lui a dargliele. Uh, sostanzialmente mettendola nella stessa situazione in cui nella si condizione. trovava lui nel, nel sì. campo di, di, di concentramento appunto l ha fatto rivivere sì, a modo lei per che ha la coscienza lui quando era imprigionato nella sua cella la, la numero 5 tra l'altro quindi con V stampato sopra a un certo punto ha, ha, ha iniziato a ricevere da un buco tra le pareti queste queste sorti di lettere questa testimonianza scritta su dei pezzi di carta di dei tovaglioli di questa ragazza eh, omosessuale che racconta un po' la sua storia di prima del, del, del partito, prima della, della guerra, del fatto allora, che sei, lei la stai raccontando tutta. questa storia, sta scena qua, no? Vabbè, molto in Vuoi spoilerarla molto racconta bene. Racconta del fatto uh. che lei vive felice, tranquilla. A un certo punto incontra varie ragazze finché non trova la, questa ragazza che è appunto l'amore la, della sua vita. Eccetera e vivono tranquille finché non c'è appunto il non arriva appunto il partito il, il fuoco norreno che prende il potere. E prendono prima la sua ragazza e poi prendono lei. E lei racconta questa storia mettendo proprio uh, trascrivendo tutto il suo dolore, tutta la sofferenza, anche l'amore che provava per questa donna. E uh, sostanzialmente scrivendo a un certo punto io scrivo questa testimonianza. Perfettamente consapevole che non la leggerà mai nessuno, ma nella speranza che in qualche modo io possa essere ricordata, che la mia vita non sia stata vana, eh, per così dire. Fortunatamente, eh, poi questa donna pr presumibilmente verrà uccisa nel campo. Eh, eh, vi riceve queste lettere, fo fortunatamente. E questo è, è ciò che dà il movente a, a, a V per, per tutte le sue azioni, perché vi uh, per vendetta. Ovviamente è una storia che parla di vendetta, solo che non è una vendetta nei suoi confronti. Non è una vendetta che lui fa per se stesso, ma è una vendetta che fa per questa ragazza e per tutte allora, le, sì. le persone imprigionate e maltrattate che lei rappresenta. Allora, qua adesso si apre, si apre un po' la questione psicologica: Cioè, nel senso mm -hmm. che quando una, un eroe si muove per gli altri, in realtà. Il move... Cioè, quello che lo muove è qualcosa che ha lui, cioè, non è che. No, tu questo è per... sicuro uh... per, fare, per, per, per vendicare questa ragazza che tu neanche conosci. Cioè, probabilmente ha questo per qualche motivo, ha questo senso e io. Mi, io... Cioè, lo dico perché mi ci ritrovo anche per mm -hmm. certi versi, perché quando ascolto certe cose io vado su tutte le furie. Ehm, e quindi ho un po' un atteggiamento <ride> rivoluzionario come vi permettete, anche se poi <ride> in realtà non, non lo agisco. Eh, però, ovviamente, ehm, è qualcosa che lui ha dentro che cioè, fare, gli farebbe più male, non far niente piuttosto che eh, agire. Eh, e, e, e vendicare questa, questa ragazza e tutte le altre ragazze che sono nella sua condizione: sì, esatto, ovviamente poi uh, va anche indagata un po' la psicologia del personaggio di V perché è Ma un non personaggio: so anche incredibilmente... se l'hanno fa... indagato, no, cioè, nel senso è incredibilmente oscuro come personaggio. Non si sa il suo nome, non si sa il suo aspetto, uh, non si sa neanche perché era imprigionato. Perché. Dune, sia nel film che nel fumetto non sai se lui era gay, no, O era esatto, un'altra cosa, zingaro, è un altro era che mi aveva che mi sono... un po' non dico deluso, però uh, avrei voluto che si sviluppasse la storia anche, cioè che, che si raccontasse qualcosa di lui, invece la storia è proprio focalizzata semplicemente sulla sua o comunque sulla, sul perché e su, eh, su, sulla situazione che si crea mm. in questa Inghilterra post-apocalittica. Però diciamo. ti, ti dirò, eh, a un certo punto nel film uh, c'è lui che uh, si confronta con Ivi e Ivi gli dice che vuole vederlo in faccia, che vuole vedere cosa c'è sotto la maschera e lui sì. gli dice... La mia faccia è quella che vedi, quello che c'è sotto è soltanto quello come, il, come gli, i muscoli sotto la tua pelle, come il teschio che, che potresti avere sotto il tuo volto. La mia vera faccia è questa qui che vedi, cioè la maschera di Gay Fox e il suo vero nome di fatto è V Lui non è più la persona che, che era prima, forse non lo è mai veramente stata. Nella tragedia di quello che ha vissuto, di quello che ha visto subire da, da altre persone anche in quel campo, lui ha scoperto di, di fatto la sua vera identità, che poi è anche singolare come cosa per il fatto che, venga, che questo, questo film sia stato scritto dalle sorelle Wachowski, che sono entrambe dro, donne transessuali e questo tema fa rima un po' con anche il loro vissuto. Questo discorso della vera identità che, che va oltre quello che potresti, eh, allora, che potrebbe essere magari eh, l'identità che ti viene data alla nascita, in un certo senso. Sì. In realtà può essere può essere anche visto, le, Dipende come la leggi. Cioè, si potrebbe anche leggere che tu ti metti una maschera e quella mm -hmm. e, e tu diventi quella maschera. Ma in realtà tu non sei vivo well, the Mask, cioè tu non sei la maschera, ma sei quello che ci dentro. La maschera, uno potrebbe obiettare. Sì, però io nessun... Personalmente potrei obiettare, cioè, eh, se tu ti metti una mm -hmm. maschera e dici dietro questa maschera non c'è nessuno, io sono questa maschera, vuol dire che... No, ovviamente, perdi... ovviamente fattualmente c'è una faccia umana sotto la maschera. Cioè no, no, ma senza altro. fattualmente, dico proprio ah, tu, stesso... ti identifichi con la maschera e con quello che è e non sei più tu, capito? Sì, esatto. Cioè, sposti, sposti il tuo io dentro un altro, un altro personaggio. Sì, sì, ma di fatto è quello che poi rappresenta questo personaggio cioè lui non è eh, più no, quello che io dicendo, pallino la, la storia mm -hmm. non entra dentro alla, a, nello sviluppo di, del personaggio V per mm -hmm. Vendetta cioè il personaggio V per Vendetta eh, è visto solo da un, da, da un aspetto da un lato e, mm -hmm. e non, non si vede quello che c'è dietro Cioè, tutto quello che è lui non viene sviluppato questo... non so se nel, 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 nel nel fumetto viene fatta questa... Per, quel, per quello che ho letto finora no, ma credo che comunque si arriverà allo stesso discorso del film. Perché... Mm. Ah no, in realtà c'era una parte in cui veniva proprio detto, non si sa se lui era omosessuale, se lui era nero, era nero, se era musulmano o qualsiasi altra cosa, non si sa il motivo per cui lui è nel campo. E questo è anche appunto questo, questo fattore che non si sa lui chi fosse prima del, di indossare la maschera è anche voluto proprio per dire non è importante chi fosse, sì, sì, è sì, importante sì, beh, esatto, chi è che... adesso e chi rappresenta, soprattutto per tutte le persone che poi vuole, vuole vendicare di fatto, tra, tra cui me se è stesso esatto, è ovviamente. Però, Secondo me pro... è proprio questo, cioè nella... chi ha scritto il film non... cioè, funzionale alla storia non era importante diciamo capire chi era lui eccetera eccetera, però è una cosa che a me sarebbe, sarebbe piaciuto sapere, cioè, mm -hmm. se io, nella storia mi sarebbe piaciuto uh, andare dentro a, 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 questi, a questi aspetti, vabbè, cosa che ovviamente per scelte diciamo, de, degli autori non è, non è stato fatto e va benissimo. Però mm -hmm. uh, volevo poi chiudere con un ultimo discorso, cioè quello del rapporto tra V e Ivi. Perché, come detto prima, il rapporto tra i due è molto diverso. Uh, nel, nel fumetto si parla di una ragazzina di 16 anni che va a prostituirsi all'inizio della storia, poi viene salvata da, da V e iniziano a collaborare per portare avanti poi i piani di insurrezione di V. Nel film invece è una donna adulta, cioè giovane adulta che lavora per, per il, il canale di propaganda di Luis Protero sì. e... Tra l'altro, come detto, questo si rivelerà anche un fattore chiave di trama a un certo punto, anche se non, non fondamentale, però è giusto un dettaglio. E il fatto che lei è adulta fa sì anche che si sviluppi una, una, un interesse romantico tra lei e V. Uh, interesse romantico Aspetta che gracchi. Sì. Uh, interesse romantico che poi alla fine del racconto... Porta in un certo senso a cambiare prospettiva al, al protagonista. Perché, essendo un discorso, una storia di vendetta eh, questo film. È anche adesso non so com'è nel fumetto, e, e mi immagino che cambi radicalmente come, come discorso. Però, eh, ovviamente, lui parte come essere vendicativo. E poi alla fine della storia, tramite l'amore che sviluppa per Ivi, si rende conto che. Nella sua vita c'era qualcosa di più che desiderava oltre la mera vendetta. Cioè, lui arriva lì al, sotto il parlamento britannico, che sta per far saltare in aria tutto, e si rende conto che il tirare giù quella leva per far saltare in aria gli esplosivi non è più la, il vero obiettivo che desidera raggiungere con tutto se stesso. Ma quell'obiettivo di fatto è Ivi di fatto è avere una. Una. Cioè, poter vivere finalmente una vita uh, una vita serena una vita tra l'altro cioè, caratterizzata dall'amore in questo caso con, con lei uh, poi ovviamente è molto più banale di una, di una semplice questione di ah ti amo sei l'amore della mia vita eccetera uh, è qualcosa che va, che va molto più in profondità ma questo per far capire proprio che la vendetta uh, anche se giusta anche se mossa da motivazioni nobili non è mai un qualcosa che ti porta a poi a ottenere, come dire, una soddisfazione in un certo senso. Non è quello che, ti, che riempie il vuoto che hai tu dentro. Non è il fare morti su morti delle persone che ti hanno fatto un torto che poi ti porta a, ad essere appagato nella tua vita. Ma è qualcosa di più che poi lui scopre appunto grazie a Ivi. Allora, una, un attimo, attenzione, ma abbiamo perso Ale. Esploso. Non so perché, ma boh. Eh, se n'è andato dal, dalla chat, quindi non so perché. Oh no, <ride> secondo me non voleva più ascoltarti. No, sto scherzando. No! Eh. <ride> sto, sto scherzando. No, ehm, abbiamo, abbiamo perso il abbiamo perso il collegamento con lui. Adesso vedo di, di ricontattarlo. Eh, L'ho già contattato, ma non mi ha ancora risposto. Quindi mm. eh... Aspettiamo e vediamo, non so se, se intanto volevi continuare il tuo discorso. Io volevo ascoltare il parere di Alessandro, per... <ride> però l'abbiamo perso. Anzi, secondo me gli è successo qualcosa col. <ride> se, non so se era collegato col telefono perché gli ho mandato un messaggio, ma non gli arriva. Vabbè, e quindi. Lanciamo, lanciamo <ride> un po' di trivia. Allora, parliamo del il protagonista, Hugo Weaving. Eh. Uh, è il tizio che fa la gente Smith in Matrix e tra l'altro Matrix che ho visto anche di recente sempre delle sorelle Wachowski stavolta registe oltre che scrittrici ed è un grande attore tra l'altro ha fatto anche Teschio Rosso in, nel primo Captain America e cosa che mi ha, mi, ha, mi ha ricordato Alessandro prima della diretta perché io non, non lo ricordavo aff affatto anche perché di Teschio Rosso mi, mi ricordo la faccia da Teschio Rosso, appunto, non quella da, da persona umana. E mentre invece l'attrice era Natalie Portman, giusto? Sì, Evie Hammond è Natalie Portman, uh, che ovviamente fa anche Padme nel, nella trilogia prequel di Star Wars, che qui direi che è molto più brava come attrice rispetto ai film di Star Wars. Invece, Fabio, l'hai visto vi per vendetta? Allora, io l'avevo visto una volta un, un po' di anni fa. Mm -hmm. Ho dei vaghi ricordi. Eh, mm -hmm. Mi ricordo, non so se c'è tipo un assalto. Prima, prima del Parlamento mi sa che tipo c'era delle scene in una, in una metropolitana, può essere, no? O mi sto confondendo? Allora sì, poco prima c'era un conflitto diciamo okay. con gli agenti esatto. del, del partito che ovviamente cercano di fermarlo okay, e quello... Sono nella metropolitana perché poi il, il piano è quello appunto di lanciare gli esplosivi tramite una, una linea morta della Ah ok, esatto, esatto, infatti questo me lo ricordavo mm -hmm. E... E poi sì, appunto l'inizio con eh, di cui avete parlato prima con Ivi. Eh, mm -hmm. Che appunto si, si rade i capelli e poi... Quello è più avanti però. Quando si rade i capelli tipo metafilm. Metafilm. Ah ok, sì. Avevo, pensavo Pele fosse l'inizio. Okay, okay. Ah no, ok, ok, allora ci sta. Tra l'altro è anche malatissima cosme, come cosa perché lei viene... Uh, cioè, c'è V che fa finta di rapirla come se fosse uno del... Uno degli agenti del partito la rasa, la imprigiona in, in questa prigione che ha costruito lui sotto il, il suo covo. Eh, fa finta appunto di fare quella roba del, del biglietto con la, la, il racconto della tipa. E poi eh, lei viene liberata. A un certo punto la libera, esce fuori. E si ritrova nel covo di, di V e dice: Ma che cazzo è? Ah, ecco che, ecco che è, tornato. è tornato. Mi sentite? Sì, sì. E eh, raga non mi sono accorto se è, è morto il cellulare. No, adesso è tornato tutto a posto? No, è tornato, l'ho messo a tutto carica. Ok, meno male. Poi mi è partita la. mi è andato giù tutto, il travicolo qui. Dove. Ah no, ne è crollata la casa qua. direttamente. Momenti di panico qua in studio. Tu dove, dove eri arrivato col mio discorso? Ehm... Um... Che eh, c'era una storia d'amore tra um, Viper Vendetta e Ivi. Sì. Ok, vabbè, la spiego velocemente, Il... no? No, vabbè, no, va bene, ma si è già spiegata. No, no, ma proprio velocemente, giusto per avere anche un parere da te. Uh, che lui, alla fine del racconto, tramite questa storia d'amore che si sviluppa tra lui e Ivi, scopre che uh, ciò che voleva veramente non era la ricercare la vendetta, ma appunto. Uh, trovare qualcuno da amare comunque qualcosa che fosse di più rispetto al semplice uccidere tutti quelli che gli hanno fatto un torto perché come molte storie di vendetta alla fine il discorso è che la non è la vendetta quella la cosa che poi ti porta a pagamento che ti porta ad avere un vero scopo a sentire di aver avuto un senso uno scopo nella vita ma appunto in questo caso l'amore ma può essere anche molte altre cose Beh, uh, è un discorso un po' delicato, non sono fortissimo sull'argomento, però uh -huh. cioè, potrebbe, anche, potrebbe anche essere. Probabilmente la vendetta, uh, forse in questo, in, in questo modo di raccontare la storia, si capisce che quello che muove eh, lui uh -huh. è, um, frutto, magari, è, una, è una vendetta frutta di un, un dolore, di, di, di una cattiveria che ha subito lui in prima persona. Tra l'altro mi è appena venuta in mente una riflessione, un collegamento sempre col racconto della tipa nella, nella cella insieme a lui, cioè che lui inizialmente legge questa sua testimonianza, questo suo racconto e il primo pensiero che gli viene è la rabbia, il sentimento appunto di vendetta verso questa ingiustizia che sta venendo causata dal regime. Poi credo che a fine film si renda conto che in realtà quello che lo ha colpito veramente di quel racconto non è tanto il, il moto di vendetta che gli ha suscitato, ma appunto il, il constatare come possa esistere un amore così forte tra due persone, un, un sentimento che possa in qualche modo riempire quel vuoto che lui probabilmente ha sempre sentito e che non, ha mai, non è mai riuscito a neanche concepire. E quindi quella lettera in un certo senso è ciò che inconsciamente eh, lo spinge poi a ricercare in, in, di fatto quell'amore, in questo caso nel personaggio di Ivi. Uh, sì, 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 probabilmente è così, l'interpretazione uh, è quella, anche perché um, comunque quando si, uh, si reagisce violentemente comunque ci si difende perché ci si è fatti del male o comunque se, perché qualcuno ha, ti ha provocato insomma, del dolore o insomma dinamiche di questo tipo quindi mm -hmm. probabilmente è, è così questo forse è uno delle, dei punti in cui si capisce qualcosa di chi è lui esatto si sì, riesce proprio a sondare la sua anima per così dire Esatto. Che poi è bello anche perché scopri chi è lui a livello proprio umano senza neanche soffermarti su nome, cognome, data di nascita. Cioè, sono, sono informazioni sì, in irrilevanti la, alla fine. La, la, mh, adesso, al di là della curiosità umana che si ha, perché sì, sai, sì. non sa che facciamo, non sa che nome è. Eccetera. però mm -hmm. eh, è la persona che, che, che si vorrebbe conoscere non tanto insomma che faccia sì, poi ovviamente sei curioso perché dietro la maschera dopo un po' che ci parli per sapere di chi, chi, chi sta parlando ok beh direi che abbiamo fatto un buon minutaggio <ride> e sì, personalmente dai. penso cioè, mi sento di aver detto quello che dovevo dire tu hai sì, qualche sì, riflessione sì. noi possiamo dare Possiamo dare i riferimenti soliti che, so che solo tu sai dare. Ok. Allora, vi per vendetta: il fumetto. Noi qui in Alpertini non lo abbiamo, che io ricordi. E eh, in realtà ce ne sono poche certo. copie. Eh, ci sono più copie del film, quello lo abbiamo invece, Alpertini, ci sono anche in svariate biblioteche, quindi è anche facile da reperire. E tra l'altro. Ma l'hai fatto vedere, no? Come? Il fumetto me l'avevi fatto vedere? Sì, lì, sì, lì. io ho preso in prestito una copia per leggermela, poi quando appena la finisco sabato dovrei metterla insieme al film nell'esposizione che abbiamo giù al piano terra eh, qui al Pertini, quella dedicata alla radio appunto. E, e quindi sarà disponibile se volete venire qui al Pertini a prendervelo, è lì all'esposizione davanti al bar, quindi non, fatelo, non fatevelo sfuggire. Bene. Va bene, signori, abbiamo detto tutto? Io direi di sì. Tu hai altro da dire, da aggiungere? No, però aggiungerei che settimana prossima parliamo di un film, diamo un'anticipazione. Ah, ok. Allora, settimana prossima eh, non sarà una recensione in senso stretto, ma più un discorso, un dibattito che faremo su un film eh, di richiamo dell'ultimo periodo, cioè Don't Look Up, il film di Netflix. E... No. Beh, perché non una recensione? Io l'ho visto ormai. No, nel senso che non è propriamente. non lo farei rientrare nella categoria recensione, ma più nel varietà. perché vorrei fare ah. proprio un dibattito anche sul significato del film. Ovviamente anche parlando a livello tecnico di quello che rappresenta. E poi soprattutto avremo un ospite. Che sarà. Avremo un ospite, sì. Elena Giordano che conduce con me il Lazio che se ne frega il mercoledì dalle 19 alle 20. Esatto, che come abbiamo accennato ieri al Lazio dove, ero, dove sono stato anche io ospite, si è autoinvitata e eh, chi cacchio la vuole, scherzo <ride> È benvenuta, allora, è, è assolutamente invitati, benvenuta. Accolto a anche, anche per scambiare un po' il, il favore, cioè lei mi ha invitato e io invito lei, mi sembra giusto. Anche allora, perché io mi ero autoinvitato e lei si è autoinvitata, quindi è perfetto. Alpertini <ride> funziona così perfetto i scambi di favore dai ci sta <ride> bene esatto. allora ci vediamo settimana Vabbè, signori, prossima ci vediamo giovedì prossimo esatto speriamo dal vivo per, un, per una volta eh, raga, cioè, <ride> ma per forza essere... io se no vado ve lo dico eh. in frango <ride> no no vita. no non, non, non lasciare dichiarazioni così al pubblico Va bene, non come ho detto non ho detto niente ci dissociamo twitch eh, stato italiano ci, dissocio, ci dissociamo ah, Va bene, dai. Va bene, allora settimana prossima col grande evento. Primo ospite della rubrica. E non mancate. Ciao ciao. ciao.